Timidamente, senza proclami eccessivi, il Comune di Trieste procede verso una riconsiderazione del traffico alla luce del concetto di mobilità lenta. Niente di particolarmente rivoluzionario, ben inteso, per la qualcosa, in ogni caso, è essenziale, secondo l'assessore comunale all'urbanistica Luisa Polli, valutare con estrema attenzione intanto come procede la sperimentazione della cosiddetta zona 30 ad Opicina, ritarata a livello cittadino. Sia come sia, quando si pensa a certi argomenti, si pensa subito a zone pedonali e a piste ciclabili, anche alla luce del successo del bike sharing. Voglio sottolineare che le due varianti al piano del traffico che sono state fatte, che hanno prolungato la pedonalizzazione di via 30 ottobre rispetto alla previsione iniziale, e adesso in via definitiva anche via Trento sarà tutta pedonale. È probabile che il Comune guarderà con notevole attenzione a come procede la pedonalizzazione temporanea di alcune zone della città, decisa per venire incontro alle esigenze dei commercianti fiaccati dall'emergenza sanitaria. Okay. Per quanto riguarda le nuove piste ciclabili, previste peraltro già nella bozza ipotetica di PUMS, ma che non creano comunque differenze rispetto a quella che è la viabilità, e la pista ciclabile sulle rive, il Comune è in trattative con il porto di Trieste, perché voglio ricordare che quello è demanio portuale, e poi quindi se questo avviene avremo una pista ciclabile che da Campo Marzio arriva fino a Barcola, e poi finalmente sono arrivati i fondi, e di questo ringrazio l'assessore Puttimenti, per creare il bypass sull'inizio della rampa della grande viabilità triestina per la ciclabile realizzata dalla precedente amministrazione. Verrà fatta una passerella che passerà sotto l'ingresso della grande viabilità, in maniera tale da mettere in sicurezza quella pista ciclabile. E poi ovviamente voglio ricordare la pista ciclabile vicino alla promenade realizzata in Porto Vecchio, che appena sono conclusi i lavori verrà aperta, e poi il secondo lotto che partirà ad ottobre. Vi è poi un'altra eventualità che l'assessore Poglia è in animo di realizzare attraverso un accordo con Trieste Trasporti. Riuscire a collegare, consentire il passaggio delle biciclette, cosa a cui ci tengo e l'ho annunciato in commissione, da via Ghega a fare tutta via Carducci, in maniera tale che anche chi accede al bike sharing da Piazza Libertà possa lasciarlo nel bike sharing di Viale d'Annunzio.